Ok, Marchino, tu dirai, che cavolo, però mi hai fatto vedere un robot, mi hai fatto vedere una stampa 3D, ma questo canale si chiama Pilotando o si chiama tutto quello che non c'entra niente col volo? No, c'entra col volo, vedi che ti porto un modellino, tu dici, vabbè, ma cosa facciamo? I giochi, te, lascia fare a me, vieni con me che ti presento i ragazzi del Politecnico. Marco, ragazzi? Fabio, poi abbiamo? Sandro. Antonella. E Antonella, piacere mio. Allora, mi tiro via questo, vediamo se riusciamo a farci sentire, perché chiaramente c'è in corso una manifestazione dello IAC, ci avviciniamo un pochino di più. Sandro, Antonella, non mi ricordo più il tuo. Fabio, come mio fratello tra le altre cose, renditi conto. Fabio, allora, progetto Icarus, che cos'è e che cos'è che fate? Allora, il team Icarus è un team del Politecnico di Torino. Ok. Che sviluppa tre progetti. L'Air Cargo Challenge, che è questo che vediamo qua, diciamo, che poi magari lo spieghiamo. Esatto, per delle competizioni internazionali. Poi abbiamo il progetto RA, poi abbiamo il progetto DART, che fondamentalmente sono dei ragazzi che... Smotora. Il nostro team che sviluppano un razzo, sì? Un razzo modello che dovrà effettuare il lancio a ottobre. Ah. È un razzo ho modello. Letto un razzo a propellente solido. Sì. Sorbitolo è, non ricordo, è nitrato di potassio. E lo combini con dell'acqua? Con cosa lo combini per? Viene, per fare? Sì, viene impastato, no, senza acqua, viene impastato e colato in degli stampi che vengono messi all'interno del razzo. Okay. E poi innescati da una carica elettrica. Ah, ecco, con una carica elettrica si innesca. Sì. Ok, perfetto. Vedete, non... interessante. Ma il vantaggio, sì, rispetto a un propellente liquido, se... Beh, un propellente liquido è molto più complicato da gestire, va tenuto a temperature criogeniche, quindi c'è tutto un impianto... Dicevi che è più complicato da gestire perché, okay, perché smotorava. Sicurezza principalmente. Sì, va tenuto a temperature criogeniche e poi può esplodere molto più facilmente, mentre il propellente, okay, solido è molto più stabile, più modellabile anche, quindi da posizionare all'interno del razzo, è anche commercialmente disponibile. Interessante. Mentre invece questo mi dicevi essere parte del progetto, progetto del cargo. C, esatto, ovvero l'Air Cargo Challenge, che è una competizione che si sviluppa tra diversi team provenienti da tutto il mondo. Ok. È una competizione che viene ospitata dal team che vince l'edizione precedente. Questo aeroplano qua in particolare è l'aeromodello che noi abbiamo sviluppato per la competizione che si è tenuta a Monaco di Baviera. Perché cargo? Perché poi mi hai detto, guarda che se fai così, tac, tu puoi caricare. E che cosa ci avete caricato per questo? Questo aeroplano qui, diciamo, il regolamento prevedeva di simulare una situazione emergenziale, quindi diciamo, il progetto dell'aeroplano si sviluppa attorno alla possibilità di trasportare delle sacchette di sangue. Ah, sacchette attraverso di sangue. L'utilizzo appunto di un velivolo radiocomandato per perseguire un'elevata efficienza aerodinamica. Una bella ala, tanta apertura alare, visto, e ovviamente abbiamo il limite di un aeroplano molto corto, quindi molto difficile da stabilizzare, molto sensibile in manovra. Ma nonostante questo, diciamo, abbiamo sviluppato comunque l'aeroplano alla vista più stabile tra quelli presenti, perché diciamo che più è lungo e più è facile da stabilizzare. Esatto. Un modello, sì? Sì. Ah, ok. Un po' come qualsiasi aeroplano, la distanza tra la coda, sì, ci dà una maggiore stabilità, quindi maggiore questa distanza più l'aeroplano risulterà essere stabile e facile da pilotare. Questo è molto interessante, devo dirti la verità. Motore chiaramente elettrico, batteria al litio, immagino. Quanto, sì, pesa l'insieme? Allora, l'aeroplano vuoto, quindi in ordine di volo ma senza payload, pesa circa 1800 grammi. 1800 grammi, ok. E quanto carico riesce a portarli sopra? Può caricare, diciamo, l'aeroplano volato con un carico massimo pari a 6 sacchette da 300 grammi ciascuna. 6 sacchette ci stanno? Sì. Pensavo stanno... 1, 2, 3, ti dico la verità, o 4, to, 6? In realtà ci sono i tre slot dove si possono impilare. Certo. Inizialmente, diciamo, il volume prevedeva di trasportarne addirittura 9, quindi 3 di qua, 3 di qua, 3 di qua. Comunque 6 per 300 grammi, quindi un chilo, 6 per 3, diciamo, 1,8 kg di sangue.
Sì, quasi 2 litri di sangue. Esatto. Beh, insomma, è una bella, una bella. La costruzione invece, in che materiale l'avete, realizzato? Vedo un po' di legno come struttura. Allora, la costruzione meglio. È prevalentemente in materiali compositi, quindi largo uso di fibre di carbonio, struttura in sandwich, quindi utilizzando un core costituito da una schiuma polimerica che sta, certo, sta tra i due ply di tessuto di carbonio, tutto realizzato in stampo. Wow! Quindi abbiamo costruito noi gli stampi, noi abbiamo costruito tutto il resto dell'aeroplano. Wow, quindi anche gli stampi del profilo alare. Tutto. Bravi, molto bravi. Utilizzando macchina a controllo numerico. Poi sono presenti diverse componenti in additive manufacturing, quindi i raccordi. Certo. Le winglet. Le winglet, sì. Poi che altro? Utilizzo di espansi per la coda. La coda infatti è in polistirolo pieno, ok, rivestito in fibra di carbonio. Devo dire un bel lavoro fatto da ragazzi giovani che, devo dire, Politecnico di Torino dà delle belle possibilità, perché comunque un domani, no? Adesso guardo, voi magari non lo vedete, guardo qua perché c'è anche l'altro ragazzo del progetto Icarus, devo dire che comunque un domani, se vai a lavorare in un'azienda aeronautica, hai già fatto qualcosa. Almeno sai di cosa parlare. Se devi fare un razzo, sai di cosa stai parlando. Se devi fare un profilo alare o studiare un dimensionamento di un'ala, cioè l'hai fatto già nella realtà. Molto bello. Io vi auguro a entrambi un grandissimo ed enorme in bocca al lupo. Grazie. La ragazza l'abbiamo persa a prendere le birre. Comunque brava, giusto, è così. Adesso facciamo aperitivo tutti insieme e noi continuiamo la nostra fiera. Va bene, ragazzi? Va bene. Forza. Ciao.